Buon pomeriggio a tutti, buone ferie per chi sta in ferie, bentrovati soprattutto. Vediamo chi c'è in questo caldo pomeriggio estivo. Oggi facciamo una ricetta molto 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 semplice, un salvacena. Un master non deve mai mancare in casa, l'uovo lo possiamo fare in tante maniere. Vediamo oggi una semplice frittata, come può diventare il piatto di una festa, di una bella serata in compagnia con amici all'ultimo momento. Siete d'accordo? Allora, ecco, siamo in diretta. Un bacio a tutti quelli che si collegano, a quelli che si collegheranno poi in differita, perché alle 4 di pomeriggio del 16 agosto, beh, ci sono tante cose da fare, tra cui anche riposare. Ma noi di Magic Cooker vi teniamo sempre compagnia con le nostre ricette. Le nostre bellissime, facilissime ricette. Oggi proprio facile facile, quindi io ho un grande ritorno, contentissima di essere qui con voi. Nuovamente dopo tanto tempo, quanto vi siete mancati, ve lo ricontinuerò a dire fino alla fine. E soprattutto perché c'è una offerta, offertona grandissima. Non c'è tante volte durante l'anno, quindi questo è un pezzo che si ha 1 o 2 volte l'anno in offerta, anzi proprio non c'è neanche in vendita durante l'anno. Quindi se avete amiche che lo cercavano, e dopo vi dico che cosa, invitatele a vedere la diretta, perché come tutte le offerte del mese di agosto durano poche ore, pochi pezzi, chi c'è, chi non c'è poi piange. Ciao a tutte ancora, che belle che siete, siete tante. Grazie per essere qui, eh. Allora, aspettiamo un pochettino, taggate, chiamate, c'è questa offerta, c'è questa offerta grandissima, bellissima da prendere al volo per chi non ce l'ha. E per chi ce l'ha e già usa questi due pezzi, sicuramente ne farò un altro perché ce ne vuole uno alla casa dove si abita l'inverno e una alla casa al mare, in montagna, dove volete, perché possiamo sempre fare di tutto con il nostro coperchio, quindi avere tutti gli effetti, friggitrice alla grande, forno alla grande, microonde alla grande, effetto vaporiera alla grande. Quindi il nostro pezzo da 90 oggi è il pezzo delle feste, detto così. E mai come in questo momento ci ritroviamo tutti a stare in tavola, contenti di poter essere tutti insieme, più o meno con le mascherine, sempre un po' più o meno attenti, ma riviviamo tranquillamente l'aspetto della convivialità. Allora, che dite? Comincio? Sì. Allora, abbiamo oggi pomeriggio una ricetta, dicevo, semplice, è una frittata, anzi, ve la dirò meglio perché fa più chic, un rollè di uova. Il risultato poi è lo stesso. Il rollè di uova si può fare piccolo piccolo o grande grande. E noi oggi, e ve la presento, lo faremo anzi, il... Guardate che splendore, guardate quanto è lucido, uno scudo sul nostro coperchio più grande. È l'XL taglia 41, bello, bellissimo. Pensate, non nel parterre dei coperchi non è da tanto che c'è. Ce lo chiedevano a continuazione e l'abbiamo ed è stato realizzato. Allora, questa è la pentola, poi vi dico l'offerta, eh. Una bella 40, guardate che sciccheria, antiaderente, facile da maneggiare. Allora, qua dentro possiamo fare grandi quantità oppure quantità normali, cotte molto comodamente. Pensate, magari 4 belle bistecche, 5, ma anche 15, perché no? Avete capito com'è
com'è bello questo tipo di grandezza, possiamo lavorare comode oppure lavorare a intensità. Allora, facciamo una frittata che poi farciremo, arrotolerò, quindi niente di difficile, però magari per qualcuno rimane ancora difficile fare la frittata. Allora, andiamo a, ecco, andiamo a mettere i guantini. Andiamo, io metterò una quantità, neanche tantissimo per la frittata, perché mi serve di arrotolarla, quindi magari se invece volete fare quelle belle frittate alte, farcite, hai voglia, ci vanno fino a 30 uova, pensate. Allora, contiamo insieme, poi vediamo se ce ne servono di più o di meno. Uno, due, tre, come fanno quelle? Quattro, ah, ci sono riuscita. Cinque, facciamo così. Sei, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posso continuare, però vediamo se è anche 12, 13, 14, 13 a tavola non va bene. Guardate che bella. Oh, adesso, come si fanno tutte le frittate, andiamo a mettere del sale, QB, non troppo salata, anche perché poi avremo tutta la farcia dentro che sarà bella, saporita e importante. Un po' di pepe e andiamo anche con del formaggio. Allora, ricordate, come dice la mia collega, tutto quello che ci mettete ci ritrovate, quindi più roba c'è, più è buona. E quindi dovete semplicemente andare a mettere gli ingredienti, poi come volete voi, c'è anche chi ci mette un pochino di farina, c'è anche chi ci mette un pochino di pane grattato, e beh, qui con le frittate si fa tutto, perché c'è chi ci mette anche un pochino di latte. Voi cosa ci mettete? Vediamo un po' se avete qualche segreto con le frittate. Allora, intanto che la frittata si avvia così, io devo metterò un pochino di olio in pentola. Allora, è una pentola, è una padella, è un tegame 40, metterò un pochino di olio, è antiaderente, ma l'olio mi serve per avere poi quella parte croccante. Ecco qua, l'abbiamo sparso per bene, anche perché quando arriverà l'uovo, comunque se lo assorbe. Allora, ripeto, guardate, tegame 40, guardate quanto è bello, è rifinito qui tutto in alluminio, dentro c'è un bello strato di antiaderente, copro e riscaldo un pochettino l'olio, riscaldo un pochettino l'olio, perché quando arriva l'uovo che sto battendo, non volevo fare troppo rumore, deve trovare quel pochino di olio caldo e la pentola calda, in maniera che fa subito la crosticina e in maniera che comincia poi, con l'aiuto del coperchio, a cuocere e a stabilizzarsi poi intorno tutto. Allora, abbiamo messo 14 uova, ma ce ne vanno ancora anche altri, vi ripeto, anche fino a 30 uova, quindi pensate quanta frittata e quante gente possiamo servire contemporaneamente con la nostra X, col nostro XL, veramente tante persone. Allora, all'interno possiamo mettere anche altre cose, come esempio un po' di prezzemolo, pezzettini di pomodoro. Qui veramente fate voi come volete, fate la vostra ricettina, fate i vostri esperimenti, perché comunque tutto nella frittata va bene. Potete anche, ecco, fare a questo punto, mettere una bella 2, 3, 4, 4 zucchinette grattugiate, le fate cuocere, belle grattugiate, così rimangono colorate, colorano la frittata di verde, però si cuociono, e poi dopo mettete l'uovo, così la frittata che viene, che vogliamo farcire, rimane tutta punticchiata di verde. Oppure potete mettere anche un po' di, ecco, io a volte lo metto, di curcuma,
e diventa ancora di un giallo più intenso. Oppure potete mettere qui dentro un po' di passata rossa, diventa rosa, rossa, e quindi quando la farcite, poi con dei colori belli dentro, con verde, con la mozzarella, con quello che volete, rimane tutta una armonia di colori e anche di sapori. Quindi vedete, con la frittata potete fare tante 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 varietà di colori e di sapori soprattutto. Allora, che cosa sto facendo per chi si è appena collegata? Un ro rollè di uova farcito, quindi, e ho messo un goccino d'olio nella nostra XL, coperchio XL. Lo sto facendo riscaldare con il coperchio, così sto tranquilla che quel goccino d'olio non mi va appunto di fumo. Ecco, diciamo che adesso è pronta. Sto utilizzando ecco qui, eccolo qui, la grandezza è un 7, non troppo grande, perché è sufficiente, anche perché poi adesso spengo un attimo, perché poi la frittata deve andare piano piano, quindi non uso quello grande di fuoco, perché magari uno pensa, sì, però dopo il fuoco sta solo in mezzo, si brucia in mezzo. No, 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 qui tutto il calore viene sparso dappertutto. Allora, ho spento, perché in questo momento io ho questo goccino d'olio che ho messo bello caldo e vado a inserire le uova sbattute semplicemente con sale e pepe. Perfetta. Non la devo fare, vi ripeto, molto alta, perché ho bisogno poi di farcirla. Quindi andavano bene anche 10, però se ce n'è qualcuno di più è ancora più buono. Quindi riaccendo. Ancora 1 o 2 minuti, stiamo attenti un attimino a questo momento. 1 o 2 minuti a fuoco alto. Aspettiamo e poi abbassiamo il fuoco. Ci penserà tutto il nostro magic cooker a cuocere. E pensate che cosa fantastica. Allora, la cottura della frittata con il nostro magic cooker è equiparata alla cottura al forno. Molte di voi magari prima facevano la frittata al forno perché veniva bella alta, perché non c'era bisogno di girarla. Ebbene, il nostro Magic Cooker questo fa l'effetto forno, quindi noi tranquillamente non abbiamo bisogno di girarla. Poi con queste grandezze, immaginate la difficoltà di girare una frittata 40 cm. Non serve, perché il Magic Cooker con i fori di Venturi, con il suo grande brevetto, ci permette. Ecco, adesso abbasso un pochettino, eh. E la nostra frittata andrà tranquillamente a cuocere sopra e sotto, perché questo brevetto, vi dicevo, ci permette con i fori di Venturi di avere un ricircolo di vapore che esce dai buchi, ma sbatte su questa grottina e rientra leggermente più freddo, però va a cuocere la parte superiore della frittata. Quindi dopo ve lo farò vedere, metterò le dita sopra per farvi vedere che effettivamente è cotta. Non serve girare. Inoltre, il vapore che sta giocando insieme alle uova, e qui abbiamo un bello spessore così è di camera di vapore, perché il nostro Magic Cooker deve lavorare con una camera di vapore, è fatto apposta per lavorare con il vapore, quindi darà alla frittata una particolare sofficità. Se ci riusciamo, vi faccio vedere, perché sarà un momento in cui la frittata sale, sembra come se fosse un lievitato, sale, si gonfia quando è ben dosato anche il calore. Quindi non deve essere un fuoco alto, vi faccio vedere il mio fuoco quanto è. Vediamo se riuscite a vederlo. Faccio piano piano, vedete? Magari eccolo qua, non lo so se lo vedete, comunque è un medio. Su un fornellino medio con un tegame XL, e quindi già abbiamo anche risparmiato il gas in questo momento in questa maniera. Poi ve lo dosate sempre il fuoco, perché ogni macchina a gas ha il suo
la sua potenza, e quindi se magari questa cosa o tante altre cose la prima volta vi viene un po' bruciata o un poco cotta, rifatela, perché evidentemente è il fuoco, l'intensità, oppure anche a volte anche può essere anche un ingrediente più acquoso o meno acquoso, va bene? Non vi arrendete mai, provate, provate e soprattutto chiedete. Allora, per chi si è collegato adesso, che cosa stiamo facendo? Una frittata, anzi un rollè di uova, perché è ancora più chic, perché quando ci presentiamo a tavola con la nostra XL con dentro il rollè di uova fa un'altra scena. Come la faremo oggi? Allora, io ho semplicemente, è bella, fresca, perché l'andremo a mangiare stasera, se non proprio domani al mare, quindi sono cose lievitate che vi potete tranquillamente preparare prima. Si servono fredde, si servono calde, si servono come antipasti, si servono come anche nei ricevimenti, ne ho visti recentemente uno, si servono anche a pezzettini dentro degli spiedini con intercalate con delle verdure grigliate, con dei pomodorini, insomma. La frittata è un must, era una cosa eccezionale per quanto riguarda la sua sfiziosità. Poi vi ripeto, vi ci mettete di tutto. Io metterò quindi una bella spalmata di formaggio spalmabile, sennò, oppure potete mettere una scamorza, potete mettere qualsiasi formaggio tagliato fino, e poi del prosciutto cotto. Andrò a rotolare. Servirebbe effettivamente che la frittata sia leggermente fredda, ma vediamo perché ve la voglio fare proprio in diretta. Al limite sarà il formaggio che si squaglierà un po', però comunque lì rimane. Allora, vediamo che cosa, com'è in pentola, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Ecco qua. Allora, vediamo se riesco a portarli. Ecco qui, abbasso il tutto. Allora, già abbiamo. Già possiamo vedere, non so se si vede, ci sono i bordi da questa parte, evidentemente non era centrata, e una parte che ancora è liquida, vedete? Si sta alzando. Io la rimetto su, rimetto il coperchio, logicamente ha perso un po' di quella camera di vapore. Quindi adesso andiamo a farla, la ricreiamo, che si è spento? No, la ricreiamo poco poco. Allora, non abbiate. Non abbiate fretta con la frittata, perché magari 2-3 minuti in più ci permette di cuocerla bene 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 sopra e sotto, e per non farla bruciare. Vediamo un po', io ho cotto 3 rolls in quella padella. Datemi ancora altri feedback, perché chi ce l'ha veramente la ama. Sapete che si possono fare anche fino a 2 kg abbondanti di patatine, quelle quelle congelate? E così 2 kg, pensate, sono l'equivalente a non so quante persone, 10 persone, 15 persone che mangiano contemporaneamente le patatine calde e croccanti. Va bene? Oppure hanno messo, mi pare, 3 kg di salsiccia a cuocere, oppure non so quanti fusali di pollo, aiutatemi, perché abbiamo nel nostro gruppo tante nostre clienti che si sono divertite poi a sperimentare, a vedere le grandità, sì, le grandità, vabbè, l'ho coniato ora, le quantità grandi, ho fatto prima, la possibilità quindi di quanto può cuocere il nostro XL. Io faccio le pizze in 3-4 gusti, ecco, in vari gusti, accontentiamo tutti. Facciamo una sola volta il gas e abbiamo una pizza divisa in 4, divisa in 3, divisa in 2. Quindi ancora ecco il nostro Magic Cooker che ci fa risparmiare gas. Sporcare una sola cosa. Mangiare sempre in salute, perché il concetto del Magic Cooker è mangiare con temperature basse. Noi stiamo cuocendo un uovo con del formaggio, quello che volete, a bassa temperatura, non più di 100 gradi. Bassa temperatura e basso gas, come avete visto. Vi ripeto, mettete un pochino più di tempo, che saranno minuti, però fatelo andare piano.
si può andare a vedere. Ecco, un'altra cosa importante del Magic Cooker è sempre spostarlo in maniera orizzontale. Vedete come prima ho fatto io? Allora, ragazze, praticamente è fatta ed è pure troppo alta per quello che dovevo fare io. Infatti ne volevo mettere 10 di uova, però ho abbondato. Allora, è quasi fatta. Vi voglio, aspetta, mettiamo questo qui. Vi voglio far vedere che sopra è cotta, però lasciamo ancora un altro pochettino. Allora, vediamo come possiamo fare. Allora, avete visto prima che c'era quella parte liquida? Adesso già non c'è più. Vedete come scivola sulla pentola? E guardate adesso, non so se sto a favore, io metto proprio la mano ed è pulita, è cotta. Allora, a questo punto, se volete, la potete girare. Io non so come si può fare con quello, ma a me non serve, non la giro. Sta qui, bella, caruccia, caruccia, a finire di cuocere sotto per fare un pochino più di crosticina, anche perché poi sarà quella che quando l'avvolgo rimane fuori. Vediamo un po', io faccio di tutto, dalle polpette alla pizza. No, pensate quante polpette, io non ho idea, ci potranno andare anche 2 kg di carne macinata, di polpette. Pensate anche a una frittura di pesce, una frittura di anellini. E quanti ce ne vengono tutti insieme? Questo è il fatto, è il concetto dell'XL, mangiare contemporaneamente con tutti i commensali, quelle cose che si fanno, che sono buone calde, che si fanno all'ultimo momento come una frittura. Allora, ma solo il, vediamo un po' un attimo gli occhiali. Ciao ragazze, ancora benvenute in questa piccola diretta, veloce veloce, e vi sto presentando l'XL, adesso vi darò l'offerta. L'eco? No, non so se si sente male con l'eco. Va bene, vediamo un po'. Esce, rientra, vediamo se si sente questo eco. Può darsi che hai due profili aperti. Allora, la XL, volete sapere l'offerta? La volete sapere? E vediamo se ancora qualcun altro ci dà il feedback di quello che ci ha cucinato, quello che ci continua a cucinare e quello che proverà a cucinarci. Ci si possono fare anche le crostate, una crostata 40 da portare, bella grande, quando andiamo a trovare qualcuno. Che dite? Allora, dovrebbe essere a posto, ma sì, ecco, i bordi sono alzati. Vi faccio vedere, guardate un po', vediamo qua, guardate un po' che c'è qui sotto, bella, buona e profumata. Vi ripeto, io non ho potuto mettere il prezzemolo perché non piace qua a casa, e quindi se no sarebbe stata tutta variegata di verde, bella bella bella. Allora, adesso la vado a mettere, vediamo un po', sì, la vado a mettere. Allora, ho preparato, qui ci vogliono le cose grandi, no? Ah no, vi devo dare l'offerta, vi devo dare l'offerta, perché se no mi dite Vincenza parla 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 e poi alla fine non ci dice, non ci fa venire l'acquolina in bocca, l'acquolina in bocca, ragazzi e ragazze. Allora, dovete pensare, è spento il fuoco, che l'XL di listino sta oltre i 100 euro, penso intorno ai 139-149, perdonate, non ricordo esattamente il prezzo. E poi è un pezzo che non c'è sempre in dotazione. Adesso c'è per pochissime ore, perché l'offerta che vi sto dicendo sicuramente vi farà impazzire, specialmente voi che già ce l'avete, e per chi non ce l'ha, perché la sto tanto decantando che è tutto vero quello che diciamo, quello che ci stanno dicendo anche le nostre amiche. Leggo ancora mega parmigiana, qui tutto è mega, tutto in grande, si fa tutto quello che si fa sul piccolo, ma in grande, come dice una pubblicità. Allora, quindi pensate, quanto acciaio c'è qui? Ebbene, l'offerta di oggi, vi ricordo, per poco tempo, perché ebbene sì, questa andrà rubissima.
C'è stata 7-8 mesi fa in offerta, quindi pensate un po' quanto poche volte appare. Quindi, anziché 100, vi dicevo, 149, 139, 90, sta a, a 69,90 con due libri di ricette. Sono bellissimi i libri di ricette, voi che li ricevete con i coperchi, mi raccomando, dategli sempre uno sguardo perché mi insegna anche qualche bel trucchetto. 69,90. Poi non dovete andare a cercare la pentola che va sotto, con queste grandezze a volte diventa, la sto facendo freddare, eh? Diventa anche difficile andare a trovare una pentola 40, non è una pentola 28, 30 che si trova dappertutto. Quando dici voglio una pentola 40, dici oddio, la devo ordinare. No, ce la regalano, ve la regalano a 69,90, quindi il magico 41 con due libri di ricette in regalo e questa favolosa, è favoloso tegame. Allora, adesso andremo piano piano a spostare, beh, scotta, le mani ci scottano e noi abbiamo le presine, che neanche tanto scottano, però vabbè, dai, tanto io c'ho le dita. Ecco qua, vedete che bella? Guardatela bene, antiaderente. Rifinita, ecco qui con acciaio, è bellissima, eh? Questa anche da portare. Una paella, ragazze, una paella qui dentro. Chi ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta qualcuno? Me lo dice? Una paella da impazzire. Allora, guardate che bella, eh? Guardate qui, è cotta, è perfetta, non l'ho dovuta girare, non ho dovuto impazzire, niente. Allora, vi piace questa offerta? Particolare, eh? Particolare, non ve la fate sfuggire. Se avete delle amiche, cominciate a telefonare. Ecco, è ritornata la nostra X, è ritornato il nostro XL. Allora, qui considerate che la frittatina è un po' calda e quindi il formaggio mi scivola sopra. È cotta sempre a 100 gradi, però un pochino calda è. Quindi anche l'uovo, il formaggio, quindi le parti grasse che stavano all'interno sono state cotte a una bassa temperatura. E quindi poi sapete voi che cosa vuol dire mangiar sano facendo a bassa temperatura. Allora, oggi Philadelphia, bella, ricca, ce ne basta uno, guardate quanta roba c'è dentro. E poi qualche fetta di prosciutto cotto. E se volete mettere del salmone, e se volete mettere salmone rughetta, veramente dopo vi divertite voi a fare tutti gli assemblaggi. Che poi, mentre le fate questi rollè di uova, pensate già al prossimo come potrà essere farcito. Immancabile la rughetta, troppo buona, almeno una parte di verdure la mettiamo. E poi la andiamo a rotolare. Qui ho messo solo un pochettino di sale, un pochettino di sale. Allora andiamo a rotolarla e poi dobbiamo farla stare. Vedete, io l'ho messa, l'ho adagiata sopra alla carta forno, non per non sporcare questo, che mi importa, perché poi dopo devo andare ad arrotolare, così con la carta forno riesco a manovrare. Guardate che bella, guardate con è dorata, bellissima questa frittata. Chi vuole venire a cena da me stasera sarà bella fredda. Mettiamo un altro po' di rughetta. Logicamente anche la rughetta sta soffrendo un po' di calore. Questa andava fatta, vi ripeto, freddare e poi andava farcita. Eccola qua. Così la prendete. La fate freddare, la mettete almeno un'oretta o due in frigo. Dopodiché facciamo finta che sono passate 2 ore. La prendete, la srotolate e
andate a tagliarla. Allora andiamo a tagliare e la mettiamo su questo letto di ecco qua. Andiamo a vedere dentro la faccia, vi ripeto, il nostro XL fa questo di tutto e di più, ma lo fa in grande, veramente in grande. È in offerta per pochissime ore, presumo, perché l'offerta è strepitosissima. Vi ripeto, è 69,90 €, due libri di ricette, il nostro XL, e in omaggio anche il tegame 40. Oh, io ho fatto una fetta oblunga, carinissima. Si lavora male quando è caldo, perché tutto viene... non è compattato. Allora, guardiamo un po', la mettiamo qui. E vi ripeto, andate sempre a stuzzicare la fantasia, la vostra fantasia, perché il rollè di uova ci permette di metterci di tutto dentro, di tutto e di più. Ecco qua. Da servire freddo, da servire anche caldo se volete, da servire per il giorno dopo, è un piatto per il mare. E se volete proprio il massimo, prendete una rosetta, ce la mettete dentro e ve la mangiate. C'è di tutto, c'è verdura, c'è formaggio, c'è la carne. Quindi io penso che questa bella ricetta semplice sia di vostro gradimento. Ecco qui. Allora, vi piace di più la frittata o di più la nostra offerta, che vi ripeto 69,90 il regalo, due libri di ricette, il Magic Cooker 40 detto anche XL, e ancora il regalo il tegame che potete veramente utilizzare per tutto. Ve lo dico ancora: per le lasagne, per le parmigiane, per una crostata mega, per una pizza mega, per una frittata mega, per una spaghettata mega. Qui ci entrano anche 2 kg, 3 kg, 3 kg penso, perché anche 3 kg di spaghetti, una spaghettata di mezzanotte. Si possono friggere panzerotti, ma quanti tutti insieme! E poi soprattutto ricordate che, ecco, perché quando andate a friggere, tutto l'olio che comunque serve, perché le quantità sono grandi, verrà riutilizzato tranquillamente, perché non andrà il punto di fumo, per cui io ancora risparmio, oltre al gas, perché tutto in una volta, nella pentola grande, sempre lo stesso gas è. Ok? Allora, io vi saluto con questa strepitosa offerta, vi ricordo 69,90 €, tutto, coperchio, tegame e due libri di ricette, con la mia buonissima frittata. E poi vi posto le foto, vi posto anche le quantità se volete. Io ho messo 14 uova, vedete la grandezza com'è bella, è bella importante, ma anche 10 uova sarebbe venuta più fina. E oppure potete fare le frittate di patate, quelle alte così, quindi metteteci anche 20, anche 30 uova ci vanno tranquillamente, 30 uova per 15 persone, fate una cosa grande. Allora, rivolgetevi alle vostre consulenti e affrettatevi soprattutto. Sappiate soprattutto che chiedete alle consulenti che c'è anche la raccolta punti, per cui voi potete andare tranquillamente a chiedere come si fa per avere dei nostri bellissimi regali. Regali, regali, quindi potete avere coperchi e pentole in maniera completamente gratis, chiedeteglielo, oppure e soprattutto adesso ricomincia tutto, invitateci nelle vostre case o anche con una semplice videochiamata di gruppo, e facciamo una bella dimostrazione, facciamo vedere a chi ancora non lo conosce il nostro Magic Cooker, tutto il mondo Magic Cooker. Perché per questo, per le padrone di casa, anche qui c'è un bellissimo regalo, anzi due, anzi tre, a secondo, quindi chiedete alle consulenti. Allora, io vi do un grandissimo bacio, mi ha fatto piacere stare con voi dopo tanto tempo, dopo tante cose che succedono, ma tutto piano piano ritorno alla normalità, e ci vediamo con la prossima ricetta non so quando, intanto penso mercoledì, quando è, non so, ci sarà una nuova diretta, nuove ricette, mi raccomando, l'offerta non ve la fate sfuggire,
Non ve la fate sfuggire! Questa è un XL41 a 69,90 con due libri di ricette omaggio e guardateli e leggeteli e provatele quelle ricette e il Tegame 40 in omaggio. Non dovete andare in giro a cercarlo, già c'è, viene tutto impacchettato, pronto all'uso. Date una sciacquata e fate questa bellissima spaghettata di mezzanotte. Io vi saluto, un bacio, telefonate, telefonate, telefonate. Ciao. Vediamo un po', Rosanna. Volevo sapere se qualcuno ha fatto qualcosa di particolare, dopo me le leggo. Dopo me le leggo.